Benvenuti a questa nuova mostra di oggetti al Museo del Novecento qui in Piazza Duomo. 111 anni di innovazione, nati da Adriano Berti e che proseguono ad oggi con una serie di cose nuove e di idee che andremo a vedere lungo il percorso. Partiamo dalla nostra storia. Il primo marchio è il marchio ICO, Industria Camillo Olivetti, e lungo il percorso arriviamo fino al brand attuale che conosciamo tutti. Facciamo un breve percorso e passaggio. Vedrete in questa esposizione volutamente pochi prodotti. Abbiamo messo soltanto quelli più iconici per far sognare, come l'obiettivo di tutta la mostra è quello di generare delle emozioni, perché tutti avete lavorato con qualcuno di questi prodotti, quindi l'obiettivo è quello di farli toccare e di generare qualcosa all'interno di ognuno di voi. E dopo i prodotti, adesso andando in là ne vedremo anche altri, c'è questa bellissima raccolta di grafiche e di pannelli pubblicitari. Raccontano con autori diversi, pittori, il primo e il più noto, comunicazione in Italia e all'estero. Ci sono cose molto particolari che anch'io prima non conoscevo, che abbiamo tirato fuori per avere una raccolta veramente significativa e unica. Possiamo proseguire. Un'altra bella idea che abbiamo avuto è questa. Abbiamo messo sulle colonne alcune citazioni. Vedete, alcune citazioni sono storiche di Adriano Olivetti, alcune citazioni sono di personaggi contemporanei. In questo caso Paolo Verri, direttore di Matera 2019. E l'obiettivo è quello di fare anche uno storytelling continuativo. Ogni giorno ne pubblicheremo una sui social, quindi oltre a queste ne avremo altre e alla fine produrremo un booklet digitale. Come scaricarlo e come averlo ve lo dirò fra poco. Proseguiamo la carrellata, altro prodotto iconico, non dico il nome perché tanto la conoscete tutti, e arriviamo alla P101, che era stato il primo computer. Passiamo dal bello di ieri all'innovazione e alla trasformazione digitale di oggi. Digital Future Now è l'Olivetti di oggi ed è il motivo per cui l'Olivetti di oggi è partner della Digital Week di questa settimana milanese. Digital Week dove tutti Big Data, Smart City, 5G e tutto ciò che abbiamo sentito alle spalle sono le parole chiave che tutti quanti andremo a postare sui social da ieri sera fino a domenica prossima e così via in quest'epoca di trasformazione digitale. Potete invece vedere alle mie spalle una ricca collezione, devo dire anche abbastanza impressionante positivamente, di quello che è il meglio che è stato prodotto a livello di architetture da Adriano Olivetti e dagli architetti che ha coinvolto negli anni d'oro. Dal QR code potete scaricare la brochure digitale che racconta qualcosa in più dal punto di vista di contenuti e specifiche di quanto avete visto all'interno della mostra. Tutti quelli che avranno scaricato il QR code riceveranno poi il booklet digitale con tutte le citazioni che raccoglieremo in questi 40 giorni. Quindi è un gadget, è un gift digitale coerente con il percorso che stiamo sviluppando all'interno della Digital Week. Prima di uscire dalla mostra ricordatevi di fare quello che sto facendo io, un altro passaggio dal passato al futuro. Con la lettera 22 scrivete a macchina un pensiero per l'Olivetti del futuro. L'ultimissimo passaggio è questo. All'interno del bookshop abbiamo una serie di libri, manifesti, oggetti che ricordano quello che avete visto fino adesso. Se vi viene voglia di portarvi a casa qualcosa, prendetelo e fatelo. Tutto quello che non avete visto qui oggi, in questa rapida carrellata, potete vederlo in Crea, nella sede dell'Archivio Storico Olivetti. Potete trovare sul sito tutte le informazioni, i dettagli e le modalità di prenotare la vostra visita. Grazie.